Abbiamo detto in questo periodo che, di contenimento che è un contenimento forzato, dovremmo avere tanto tempo, anzi abbiamo tanto tempo da ammazzare. E una delle cose che normalmente ci facciamo da casa è quello di stare sui social. Stiamo sui social, chattiamo, vediamo Facebook, vediamo WhatsApp, vediamo questo e vediamo quell'altro. Ora, come dovrei parlare sui social? Avevamo detto la scorsa settimana che l'origine di questa serie di due predicazioni mi era sorto ascoltando dei politici che parlavano in una maniera veramente poco appropriata sui social, che si stavano urlando. La settimana scorsa abbiamo visto come possiamo essere sale della terra. Abbiamo visto che dobbiamo parlare con grazia, dobbiamo piantare, decidere di piantare delle parole giuste e dobbiamo limitare la quantità di parole. Ora vorrei rileggere assieme a voi il brano, per chi ha la Bibbia, quella bianca. Si troverà a pagina 611. Per chi ha la Bibbia versione vecchia con la copertina viola, si trova a pagina 955. Rileggiamo il brano che abbiamo riletto la volta precedente. Si tratta di Matteo 5, dai versetti 13 ai versetti al versetto 16. Gesù che parla e dice così: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Gesù ci dice che dobbiamo essere sale della terra, per cui un alimento, qualcosa che aggiunga sapore alla vita di chi ci circonda, ma allo stesso tempo ci dice che dobbiamo essere luce del mondo. Dobbiamo essere una radiazione luminosa che agevoli il cammino delle persone che ci vivono a fianco, che facciano vedere la strada. Nella mia vita devo fare questo, ma anche sui social, anche su WhatsApp, Facebook, Instagram, qualsiasi altra cosa con cui scambio le mie opinioni. Gesù ci chiama, Gesù mi chiama, Gesù ti chiama ad essere luce. Allora, cosa fa la luce? La giusta quantità di luce illumina attorno, fa vedere meglio un panorama, rende più facile il cammino, impedisce agli altri di inciampare. Il problema è che sui social, soprattutto sui social, ma anche nel mondo reale, le persone vogliono essere luce, sì, ma una luce accecante. Quella che non ti fa vedere nient'altro, tu vedi soltanto la loro luce, non ti fa vedere intorno, quella che domina il panorama intorno, non illumina, tu vedi soltanto la luce, ma non puoi vedere nient'altro. E questa è la maniera di molte persone di approcciarsi alla parola. Allora, come posso risplendere per Cristo? Ecco cinque passi che posso fare. Se per essere il sale della terra dovevo essere attento al tipo di condimento che aggiungevo, per essere luce del mondo devo essere attento al tipo di energia con la quale andrò ad alimentare la mia lampada, affinché illumini chi mi incontra e anche sul web. Ecco il primo passo. Devo passare tempo con Dio. E qui c'è un passo di Esodo 34 che dice così:
Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre parlava con il Signore. Allora, che cosa era successo alla faccia di Mosè? Cosa aveva visto perché il suo volto emanasse questa grande luce? Qual era la radiazione cosmica che l'aveva colpita? Nessuna, nessuna. Mosè, tra l'altro, sapeva che non poteva vedere Dio in volto, altrimenti sarebbe morto. Infatti, nel capitolo primo, in Esodo 33, Mosè aveva chiesto a Dio, in Esodo 33, al versetto 18, «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Una gloria è kavod, che significa peso, sostanza, splendore, abbondanza. Tutto questo chiedeva a Mosè: fammi vedere il tuo peso, fammi vedere la sua sostanza, fammi vedere, insomma, fammi vedere te. E Dio aveva risposto in maniera molto, molto docile, molto carina a Mosè. Gli aveva detto: tu non mi puoi vedere, non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Ecco qui un luogo vicino a te. Tu starai su quel masso mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritornerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Questo Esodo al capitolo 33, i versetti 20 e poi il 22 e il 23. Dio aveva coperto, aveva protetto Mosè. Non gli aveva fatto vedere il suo volto, ma gli aveva fatto vedere la sua gloria, la sua essenza dalle spalle. Il viso di Mosè non risplendeva perché aveva visto Dio, ma semplicemente perché aveva passato tempo con Dio. Era bastata la sua vicinanza, era bastata ascoltare le sue parole, apprendere i suoi insegnamenti perché il suo volto diventasse una sorta di tabellone luminoso. Giovanni afferma nella sua prima lettera, in prima Giovanni 1, versetto 5, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. La luce di Dio è contagiosa. Più tempo passo con lui, più tempo passo con Dio, più accumulo la sua luce su di me e gli altri poi vedranno questo riflesso. Ah, tu puoi dirmi, sì, va bene Marco, ma mica posso andare sul monte Sinai. Poi io non sono Mosè. Come faccio a passare tempo con Dio per accumulare questa luce? Io ti rispondo, è vero, tu non sei Mosè, ma tu sei molto più di Mosè. Perché quello che è stato negato a Mosè, vedere il volto di Dio, a te è stato concesso. Ti leggo soltanto due passi del Vangelo di Giovanni. Il primo è Giovanni al capitolo 1, versetto 9. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. E poi più avanti nel suo Vangelo Giovanni racconterà un episodio in cui Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da quanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Giovanni 14, versetti 8 e 9. Se hai visto Gesù, tu hai visto quello che a Mosè è stato negato. Tu hai visto il Padre. Tu hai visto Dio. Dio è come Gesù. Dio è Gesù. È pieno di amore, compassione, perdono, giudizio, salvezza. Se a Mosè bastava ascoltare il Padre perché emanasse questa luce, quanto più te ed io che lo abbiamo visto, che viviamo nell'era in cui Dio si è fatto realmente uomo e ha abitato per un tempo fra noi pieno di grazia e di verità. Giovanni 1,14. Quanto più il nostro volto, le nostre azioni, le nostre parole dette o scritte dovrebbero, anzi devono, emanare luce. Non una luce che acceca, ma una luce che indica la strada. Passa tempo con Dio, passa tempo assieme a Dio, passa tempo assieme a Gesù, leggi la Bibbia, prega, avendo l'accortezza non solo di parlare,
ma anche di attendere che lui ti parli. Il secondo passo per essere luce del mondo è questo. Devo vegliare sulla mia mente. E qui c'è un brano di Filippesi 4 che dice: Infine, fratelli, prendete in considerazione tutto quello che è vero, buono, giusto, puro, degno di essere amato e onorato, quel che viene dalla virtù ed è degno di lode. Mi piace, questa è la versione della TILC, il testo interconfessionale in lingua corrente. Questa versione della Bibbia mi piace perché è quella che rassomiglia di più all'originale greco. In gran parte delle versioni, anche quelle che avete voi a casa, dopo la lista di tutto quello che fa Paolo, sta scritto pensate. In realtà, il verbo che ha usato Paolo è logizomai, che significa fare un inventario, fare una stima, soprattutto una stima economica. Ora, sapete come si fa un inventario? Io ho un negozio. Sono un commerciante e ogni tanto facciamo l'inventario. È tanto che non lo facciamo perché è una cosa molto noiosa fare l'inventario e ci vuole tanto tempo. In pratica, quando tu fai un inventario, che cosa fai? Conti tutto quello che hai nel tuo magazzino, lo moltiplichi per il valore a cui lo hai acquistato e alla fine vedi la somma che ne esce. Alla fine avrai la stima economica di quello che hai a magazzino. Facendo questo saprai anche quanto puoi ricavare da quello che hai, perché basterà che aggiungi la percentuale di ricarico che intendi ottenere e saprai quanto valore puoi ricavare. Te lo spiego con un esempio che forse è meglio. Se fai un inventario e trovi che hai 100 bulloni, che ti sono costati 1 euro ciascuno, significa che complessivamente il valore del tuo inventario è 100 euro. Hai a magazzino un valore di 100 euro. Supponiamo che tu voglia guadagnare il 30% da quei 100 bulloni. Quando li avrai venduti tutti quanti, avrai 130 euro, per cui avrai guadagnato 30 euro. Ma se il valore dei bulloni che hai a magazzino invece di 1 euro fosse stato di 2 euro ciascuno, avresti avuto 200 euro di inventario. E volendo guadagnare sempre il solito 30%, una volta venduti tutti quanti i tuoi 100 buloni, avresti avuto 260 euro, per cui avresti guadagnato 60 euro, che è il doppio. Paolo ti chiede di fare la stessa cosa. Ti dice, fai l'inventario di tutti i pensieri che hai a disposizione e concentrati esclusivamente su quelli che hanno più valore, perché saranno quelli che ti faranno guadagnare di più. Paolo ti dà una checking list, una lista della spesa dei tuoi pensieri, che puoi utilizzare ogni giorno. E sottoponi tutto quello che pensi, che vedi e che vedi fatto e metti un segno più se va bene e un segno meno se non va bene. Pensa, quello che vedo, penso, sento è onesto, è nobile, è giusto, è puro, è degno di amore, è degno di onore, è virtuoso, è da lodare. Sapete quali sono i pensieri e le azioni che hanno maggior valore? Non quelli che hanno la metà dei segni più, 4 su 8, e nemmeno quelli che hanno la maggioranza dei segni più, 5 su 8, ma quelli che hanno 8 segni più su 8. Sapete perché Paolo ci dice con tanta enfasi questo? Perché è importante quello che penso. Perché quello che penso condiziona quello che dico, perché quello che dico condiziona quello che faccio, perché quello che faccio condiziona la mia testimonianza in Cristo. Te lo ripeto. Perché quello che penso, perché è importante quello che penso, perché quello che penso condiziona quello che dico,
quello che dico condiziona quello che faccio condiziona la mia testimonianza di Cristo. Se io volessi semplificare l'equazione di tutti questi passaggi, dirò che quello che penso condiziona la mia testimonianza di Cristo. È questo. Paolo direbbe che noi dobbiamo pensare facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetto 5, la seconda parte. Il terzo passo per essere luce del mondo è questo. Devo fare come Gesù. Ah, qui c'è un passo di Giovanni 13, i versetti 15 e 17. È Gesù che parla e dice: infatti vi ho dato un esempio affinché voi facciate come io ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Paolo metterà questo concetto di Gesù in un modo differente parlando ai Corinzi. Paolo dirà: la coscienza gonfia, ma l'amore edifica, in Prima Corinzi capitolo 8, versetto 1. Paolo dice: sapere non solo non mi è utile a nulla. Gesù dice: sapere soltanto se sapete, ma non fate, non vi è utile a nulla. Anzi, Paolo dice: quel sapere mi fa pure gonfiare, mi rende pieno di orgoglio. Io so la verità, io so le regole, io so la via, ma poi non seguo la verità, non obbedisco alle regole e prendo una via diversa. Non basta passare tempo con Dio, non basta vegliare sui miei pensieri, ma la cartina di tornasole, in chimica è un prodotto che si usa per stabilire se una sostanza è acida o basica. La metti giù e a secondo di come cambia il colore ti dice se la sostanza lì dentro è acida o è basica. La cartina di tornasole è la cosa che tu immergi nell'anima del credente per vedere se è un vero credente, un vero discepolo o meno, è fare come Gesù ha fatto. Questo è il mezzo più potente per fare un quarto passo. Il quarto passo è questo. Devo dichiarare che sono di Gesù. Devo dichiarare che sono di Gesù. Il Salmo 40, 60, versetto 4 dice: ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si alzino in favore della verità. Davide parla di una bandiera. Sapete da quanto esistono le bandiere? Da quando esistono le bandiere? L'origine delle bandiere sembra sia antichissima. I primi esempi risalgono addirittura al 1000 avanti Cristo. La Bibbia stessa dice che le 12 tribù di Israele avevano delle insegne, delle bandiere. Forse questo non lo sapevate, non lo sapevo nemmeno io. L'ho cercato su Wikipedia o a altre fonti. Questo forse lo sapete. Vi faccio quest'altra domanda. Sapete perché esistono le bandiere? Quale funzione assolvono? Ora, le battaglie un tempo avvenivano su un campo. Non accade più così. Da una parte c'era un esercito e dall'altra l'altro esercito. E le bandiere erano messe in testa, in prima linea. Spesso ce n'erano più di una di bandiera. Quando i due eserciti venivano a contatto, finiva tutto ammazzate e male parole. Tutto si mischiava. Le bandiere servivano a far vedere ai soldati della propria schiera dove fosse arrivata la prima linea del proprio esercito, se era avanzante o si stava ritirando per avanzare ancora e dare sostegno, oppure per tornare indietro e difendere. Uccidere il portabandiera faceva perdere l'orientamento all'esercito. Infatti il portabandiera era una delle posizioni più rischiose, perché l'esercito non avrebbe saputo più dove era arrivata la prima linea e tutto sarebbe stato più complicato. È per questo che appena un portabandiera veniva ucciso, subito un altro soldato, anche se non era il portabandiera designato, prendeva la bandiera e la innalzava. Una bandiera deve essere sventolata,
È il simbolo di un battaglione. Sta a significare il mio esercito è arrivato qui. Da cuore alle altre persone come noi nel vederla, spinge altri a raggiungere la prima linea anche a costo della propria vita. Quante persone, quanti missionari hanno raggiunto la prima linea e sono morti perché hanno visto la bandiera di Cristo sventolare in posti che erano magari molto pericolosi, ma si sono comunque gettati nella mischia, gettati nella battaglia. La tua e la mia bandiera si chiama testimonianza. Mostrare agli altri che noi siamo di Gesù e mostrare chi lui è, perché ha fatto quello che noi facciamo e lo ha fatto prima di lui, è la nostra testimonianza. Mostrare chi lui è, che cosa ha fatto, e vi far vedere che noi come credenti stiamo facendo la stessa cosa che lui ci ha detto di fare. Attenzione, perché molte persone valuteranno Gesù da quello che vedono in me e in te. Quinto passo per essere luce del mondo. Devo continuare ad allenarmi. E qui c'è un passo molto bello di Prima Corinzi 9, versetti da 25 a 27. Ve lo leggo nella versione della Bibbia, la parola è vita, e dice così: e sapete bene che gli atleti si sottopongono a una rigida disciplina. Lo fanno soltanto per ottenere in premio una corona che presto appassisce. Noi invece lo facciamo per una corona che non appassirà mai. Perciò io corro diritto al traguardo, mettendocela tutta, lotto come un pugile che vuol vincere e non tiro colpi a vuoto. Mi sottopongo a dei sacrifici come un atleta e tengo il mio corpo a disciplina per paura di essere squalificato e ripreso, proprio io che ho predicato agli altri. Questo è quello che diceva Paolo di se stesso. Sapete, molti sanno che io ho giocato per un po' di anni, una decina di anni, a rugby. Rugby non professionale, facevo parte di una squadra old, da quasi 4 anni ho smesso. Sapete la cosa che mi manca di più dopo aver smesso di giocare a rugby è di non potermi più allenare con i miei compagni di squadra. Era un sacrificio andare 2, spesso 3 volte a Viterbo a settimana con qualsiasi tipo di tempo. Ma lo facevo per passione, perché sapevo che se non mi allenavo al dovere non sarei stato di nessuna utilità durante la partita, per non correre il rischio di essere squalificato e ripreso dal mio allenatore, come l'avrebbe messa Paolo. Sopportavo le botte dei miei compagni che mi placcavano pesando da 2 a 3 volte il mio peso, pur di mantenere il mio allenamento. Non era importante indossare il kit da gara, la divisa quella bella, ma giocare come il mio capitano mi chiedeva di fare durante quella partita. Avanzare se c'era da attaccare, arretrare se c'era da difendere, placcare se c'era da evitare la meta. Non è importante che tu indossi il kit da gara di Gesù. Non è importante che tu dimostri esteriormente, ti porti appresso sempre la Bibbia, ti porti appresso sempre qualche versetto da qualche parte, metti gli sticker, sì, quelle sono cose edificanti, metti gli sticker sulla macchina e tutto quanto. Non è importante tanto quello, ma che tu sappia fare quello che il tuo capitano, il Cristo, ti chiede di fare. I passi che sono da fare sono tanti. Devi passare tempo con Dio. Devi vegliare sulla tua mente, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Devi fare come Gesù. Devi dichiarare che tu sei di Gesù, che la tua bandiera è la bandiera di Gesù. Se fai questo, potrai essere realmente la luce del mondo, potrai illuminare lo scenario alle persone intorno a te, potrai essere una testimonianza vivente e una luce che va oltre quello che sono le parole su un post di Facebook o di WhatsApp o di Instagram. Fermiamoci a pregare.
Padre, ti ringraziamo delle istruzioni che ci dai tramite la tua parola, tramite la Bibbia. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io so che devo essere una luce del mondo, devo essere una luce che illumina il panorama, che non fa inciampare le altre persone, non le acceca, ma le mostra il percorso. Per cui ti prego, di aiutarmi a fare questi 5 passi. Aiutami a passare più tempo assieme a te, in preghiera, in lettura. Mettimi in cuore la voglia di leggere. Io voglio essere riempito della tua luce, della tua brillante luce. E ti ringrazio, Gesù, per avermi mostrato il volto di Dio attraverso la tua venuta. Ti prego perché possa vegliare sulla mia mente e cercherò con tutto me stesso e tramite lo Spirito Santo di cui chiedo l'aiuto di fare prigioniero ogni pensiero perché possa essere piegato al volere di Cristo. E ti prego affinché io possa realmente fare e non soltanto conoscere quello che Gesù mi chiede di fare. Non essere uno che pensa bene, che mette sticker sulla macchina, ma uno che è facitore della parola, non soltanto uditore. E non avrò paura, non mi frenerò dal dichiarare, dal mostrare, dallo sbandierare che io sono di Cristo, che Lui è la mia bandiera. E ti prometto che continuerò ad allenarmi in questo, per essere attivo, efficiente, per essere una bandiera che veramente è utile al mio capitano. Tutte queste cose te le prego nel tuo nome, Signore Gesù. Amen.